scarpe da campione. Anche per oggi correrò, ascoltando la musica rock tra sogni e sudore. Respirerò. E passerò attraverso i muri di una realtà che dice no. In nome dell'amore per tutti i miei giorni più scuri, risplenderò. Io sono un runner e corro veloce nel vento, anche se il vento a volte mi sposta di un po', ma con tutta la sete di vita che ho dentro di me, io non mi arrenderò. Perché sono un runner e gioco la mia sfida nel tempo. Corro più forte di tutta la mia malinconia, che come calamita tenta di tirarmi indietro. Ma io con tutta la sera.
Buongiorno a tutti su Radio Roma Futura, la rubrica del podismo. Maxi Morgante che vi parla questa mattina, e con me ci sono i soliti Pino D'Egidio, buongiorno, e Mario Moretti. Buongiorno. Perfetto. Allora, ieri, come Mario avete letto sul sito della Dedica Collatina, e poi anche l'abbiamo messo sui social network, non siamo andati in onda per dei problemi tecnici che ovviamente ieri mattina ci sono stati, e adesso abbiamo sistemato la cosa e quindi siamo andati in onda con la rubrica del podismo. Per quanto riguarda intanto l'inizio della trasmissione, come al solito io darei la parola a Mario per farci il resoconto sulle gare di domenica scorsa e la presentazione delle gare del prossimo weekend. Bene, allora cominciamo parlando delle gare che si sono svolte il 7 e l'8 giugno. Cominciamo con una gara abbastanza importante che si è corsa a Villa Panfili, Corriamo per la Corp. La Corp, come ho detto l'altra settimana, è un'associazione creata da un gruppo di podisti brasiliani in una città del Brasile, con lo scopo di portare i bambini fuori dalla strada e insegnarli a correre e farli socializzare. Poi il presidente si è trasferito qui in Italia e ha ricreato questa associazione con lo stesso nome, aggiungendo anche una Corp Roma Onlus, con lo scopo di ottenere dei fondi sempre per destinare, per dare degli aiuti a questi bambini di questa città del Brasile, aiuti che si possono concretizzare con adozione a distanza o aiuti a distanza. Oltre a questa gara si è svolta un'altra gara a Genzano, quella Corriamo per le Fragole, e a Vallerano, che è una maratonina che si svolge da molti anni, Vallerano in provincia di Viterbo. Queste gare che si svolgono in provincia di Viterbo sono caratterizzate da un'ottima presentazione, un'ottima organizzazione, e soprattutto sono molto premiate. Il problema è che, trattandosi di gare che si svolgono lontano da Roma, ci sono delle difficoltà soprattutto economiche, dato il costo dei mezzi, certo, di trasporto, del consumo di benzina. Quindi sono un po' penalizzate da questo punto di vista, però sono gare veramente molto ben organizzate e vale la pena di andarle a fare. A parte questo, c'è stato il solito trail di Vallinfreda, in provincia Marcellina, credo, che i trail, come ho già detto, sono gare che stanno prendendo piede perché si corre nella natura, quindi sono sentieri di montagna molto impegnative, però non si possono definire delle vere e proprie gare podistiche, ma sono più un mezzo per stare all'aria aperta e socializzare con tutti, certo, i partecipanti. Si è corso anche da Lumière. Un'altra gara che ci tengo a sottolineare si è svolta a Roccasecca, che ha fatto un buon numero di partecipanti, è il Memorial Fava, Antonio Fava. Antonio Fava era un medico di Roccasecca, che è fratello del famoso Franco Fava, un atleta che è stato ai vertici del podismo nazionale. È anche primatista di alcuni primati italiani, che poi ovviamente nel tempo sono stati superati. Si è corsa a Casalotti, una gara di quartiere, anche questo ha fatto un buon numero di partecipanti, una maratonina a Riano, sempre in provincia di Roma, ma la gara che ha fatto più partecipanti di tutto è un'altra gara a sfondo sociale umanitario, la Corri per la Walk of Life, Corri per Teleton. Sappiamo tutti quali sono, cosa fa Teleton per raccogliere fondi per le malattie genetiche rare. E questa gara ha fatto registrare, che si è corsa a Villa Borghese, ha fatto registrare 941 atleti, è stata di gran lunga quella più partecipata, a testimonianza che queste gare di scopo sociale sono sempre quelle che attirano molti concorrenti. In totale ci sono stati circa 2500 partecipanti, quindi un po' meno di quanto era avvenuto la scorsa settimana, però c'è anche da dire che con l'avvicinarsi della bella stagione molti atleti preferiscono magari andare al mare piuttosto che faticare e andare a fare una gara, una di queste gare. Per quanto riguarda invece le gare che si svolgeranno al prossimo weekend, si comincia sabato con una gara tradizionale che si svolge a Pomezia, chiamata Sulle Orme di Enea,
è una gara che si svolge ormai da diversi anni, sono 10 km e si parte alle 19, quindi in serata, quindi si presume che ci sia un po' più di fresco. E anche sempre in serata una gara di quartiere a Boccea, la Boccea Running, sono 10 km e 600 metri e si parte alle 18. Per quanto riguarda invece domenica, una gara molto importante è la Rincorriamo la Pace Curi per Emergency. Emergency, come sapete, è l'organizzazione umanitaria creata da Gino Strada e che si occupa di costruire e gestire degli ospedali per i feriti di guerra, per le vittime di guerra, posti di soccorso e così via, ambulatori per migranti e persone disagiate, e che in 20 anni di attività ha curato oltre 6 milioni di persone. Si cura ad Ostia, sono 10 km e si parte alle 9.45. Abbiamo poi una gara molto carina perché si svolge a Villa Adriana, la maratonina di Villa Adriana, perché c'è un tratto in cui si corre proprio all'interno della Villa Adriana, quindi i concorrenti hanno anche la possibilità quindi di vedere da vicino una delle ville più importanti di Roma, insomma, sotto Tivoli. Sono 10 km e si parte alle 9.30. C'è una gara cross a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Questi sono 8 km e si parte alle 9.30. C'è un altro memorial, qui i memorial cominciano a diventare numerosi purtroppo, esatto. In provincia di Frosinone a San Giovanni in Carico, sono 10 km più 2 km e mezzo di non competitivo e si parte alle 10. Un'altra gara in provincia di Viterbo, maratonia di Lubriano, sono 8 km e mezzo e si parte alle 10. A Cerveteri, vicino Roma, al Parco degli Angeli, una gara di 8 km più 2 non competitiva, si parte alle 9.30. E concludiamo con una gara a Guidonia chiamata Camminata di Beneficenza, anche questo memorial Gianni D'Angelilli, sono 10 km e 4 km non competitiva, si parte alle 9. E con questo abbiamo terminato la presentazione delle gare della prossima settimana. Del weekend, chiaramente, perché poi mercoledì, caro Mario, c'è il nostro impegno. C'è il vostro impegno, quindi io direi tanto prima di aprire, ragazzi, il discorso del solstizio d'estate, vorrei chiedere invece a Pino del resoconto del seminario fiscale della FIDAL che c'è stato la settimana scorsa, a cui tu hai partecipato. Sì, abbiamo partecipato sia io che Mario a questo il 6 giugno presso la sala del CONI della Federazione Italiana delle Tiche Leggere, Comitato Regionale Lazio. Questo è stato il primo seminario ideato dal presidente il nuovo presidente della Federazione Italiana delle Tiche Leggere, Comitato Regionale Lazio, il nostro carissimo amico Fabio Martelli, ed è stato tenuto dal docente della scuola dello sport del CONI, dottor Fabio Romei, che è un profondo conoscitore delle associazioni sportive dilettantistiche del Lazio. Il seminario vuole rappresentare, perché questo è stato il primo, vuole rappresentare l'inizio di una collaborazione di alto profilo indirizzata in particolar modo ai presidenti di società e a chi cura il settore amministrativo delle associazioni sportive, e comunque è anche aperto a tutti quelli che vogliono magari per propria cultura approfondire determinate conoscenze per la gestione amministrativa di una società sportiva. Il dottor Romei ha spiegato in modo chiaro ed esauriente lo scopo dell'incontro, soprattutto a seguito delle verifiche che l'Agenzia delle Entrate dal 2009 sta effettuando nei confronti delle associazioni sportive, sanzionando le relative inadempienze. Questo perché? Perché molti di noi che gestiamo associazioni sportive magari siamo ignoranti su problematiche, certo, e adempimenti obbligatori che ci sono nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Per citarne qualcuno, magari la dichiarazione la dichiarazione dei redditi, che si deve fare un modello unico, il versamento dell'IVA in caso ci sono fatture. Nel corso di questo primo incontro dottor Romei ha descritto dettagliatamente la differenza tra un'associazione di tipo commerciale e non commerciale, specificando gli adempimenti necessari se si tratti o meno